ripresentare due cari amici che hanno fatto nelle scorse puntate una di quelle ricette che è rimasta negli occhi, nel cuore e nelle papille gustative di tutti. Ritornano per questa semifinale Lorenzo e Daniela Salomi. Hai capito che siete tra i miei preferiti? Questa donna, ragazzi, ma come te, invidiabile, un'energia invidiabile, complimenti. Grazie. Devo dire che da quando siete venuti qui molti hanno cercato di sfidarci. Però secondo me no. Vabbè, vedremo. È un bel complimento. Per me siete ancora in testa. Però questa è la semifinale, caro il mio Lorenzo. E oggi dobbiamo dare, come dice, un colpo di coda. Perché da oggi avremo una votazione effettiva. Quindi poi avrete questo giudizio da 7 a 10, la votazione, che vi porterà poi su un podio. Ci dobbiamo dar da fare, marito, mi raccomando. Sì. Qui i giochi sono quasi fatti. Esatto. Però noi non temiamo nessuno, vero Lorenzo? Presentiamo la ricetta di oggi con la nostra grafica e con la nostra regia, perché Lorenzo e Daniela preparano per oggi un primo piatto. La domenica ha bisogno proprio della pietanza principale. Ecco qua. Ruote in car cozze. Che bellissimo. Abbiamo giocato col nome, non carrozza che... Abbiamo, questo è l'estro di mio marito, il titolo del piatto, il nome del piatto è una sua idea in autonomia, quindi glielo riconosco, questo suo estro in cucina, questo suo estro e genio in cucina e non solo, devo dire. Questa è una dichiarazione d'amore forte, eh? Bene, anche questo è una apripista, perché se prima nessuno aveva dato il nome di una ricetta originale, i nostri Salomi invece... sono qui a farvi capire che il livello si sta alzando. Quindi facciamo vedere un attimo gli ingredienti con la nostra ricetta, perché tra poco inizieremo a cucinare. Vai regia, ecco qui. Allora, delle ruote. Un filo, diciamo, di pasta non usuale. Vero. E quindi abbiamo voluto fare questa pasta diversa, anche perché ha una bella consistenza, rimane bella gallosa, non di quella pasta che si ammoscia. O più originale. È più originale, abbiamo voluto fare una pasta diversa. Le ruote. Poi ci sono, inquadrate tra l'altro fra poco dalla regia, le cozze, che sono il piatto, diciamo, l'ingrediente primo di questa... di questo abbiamo piatto di oggi. Già diviso, no? Tra l'acqua. Sì, abbiamo suddiviso, filtrato l'acqua delle cozze, che è qui a fianco, e le cozze, ecco qua. Anche l'acqua delle cozze è un ingrediente importante, anche se non potrebbe non sembrare. Sono due elementi di questo piatto. Poi, prego Lorenzo. Il colore dei pomodori la dice tutta, no? Oggi c'è una bella sfida. Sulla nostra salentinità. Abbiamo deciso di colorare con datterini rossi e ciliegini gialli. Bene. E poi abbiamo, sorpresa delle sorprese, la rucola. Ma quella spontanea, quella raccolta stamattina alle 7:30. Da Daniela, vero? Sì, con il fazzoletto in testa e gli stivaloni. Si vede già che quella rucola spontanea, quella non è quella coltivata. Bene, sicuramente olio extravergine d'oliva ed aglio per dare il primo aroma a tutto. Ingredienti semplici, ma coniugarli non è così scontato, anche per il sapore differente dei pomodorini, uno un po' più dolce, l'altro un po' più acidulo, le cozze e poi questa spolverata di rucola. Sì, sì. Ideata come mai? Sia cotta che cruda. Ah. Sì, sia diciamo nella preparazione iniziale, quindi a cottura, e poi un pochettino anche per fare, diciamo, un po' di scena sopra, un po' di... La coreografia. Coreografia. Qualcosa, perché poi è un po' piccantina, quindi proprio... Appena, qualche fogliolina. Allora, tra poco cucineremo insieme, non iniziate, vi raccomando. Devi sapere che la rucola, quella spontanea, è un po' piccantina, ma se la cucini perde quella, se la porti a cottura, per esempio anche l'essa è buonissima, l'olio di limone è fantastica. Io la mangio spesso. Ah, ecco il segreto della tua bellezza, no. L'abbiamo capito. Sono quei piatti antichi che ci piace ancora mangiare, sono veramente gustosi.
tra poco i passaggi principali, perché vogliamo far vedere ai nostri telespettatori tutto il percorso. Intanto ingredienti, ricetta, i nostri amici sono già pronti, noi regia adesso ci concediamo qualche minuto di pubblicità perché vi farò godere delle due esibizioni dei nostri concorrenti. L'ultimo. Sì, della corrida, e poi cucineremo insieme. C'è l'amore, no? Ah, ecco, scusate, c'è un elemento che mio marito mi faceva notare che è il più importante di tutti. Questo piatto sembra vuoto, ma è pieno di cosa? Di amore. In quello che si fa. Ed è quello l'ingrediente segreto su cui puntiamo. Non ve l'avevo detto, ve lo dico adesso, anche la presentazione riceverà una votazione. E qui fermi tutti perché stiamo già salendo le scale tre alla volta. Grazie, grazie Manu. Siamo in procinto, di arrivare alla fine. Sembra una discrasia, però insomma... E ci sta pure oggi, dai. L'importante è che siamo in buone mani. In ottime, direi, tesoro. Io mi affido alla sua cucina ogni giorno e quindi, diciamo, sono la prima testimone. Donna fortunata, la Daniela. La prima testimone con le mie papille gustative della sua ottima cucina, altrimenti non mi spenderei qui oggi. Scusa. Allora, procediamo, Lorenzo. L'aglio. Sì. Lo togliamo perché è bene toglierlo. Abbiamo usato soltanto il... Ecco qua. La parte esterna. Sì. Intanto l'acqua, l'acqua bolle. Il bollore. Ecco. Ecco qui. Ha versato le ruote trafilate al bronzo, tagliato i pomodorini giallo rossi, datterini rossi e ciliegino giallo. Ecco qua. Facciamo un po' vedere. Ah, sì, abbiamo la telecamera eccezionale. Non mi posso avvicinare, non ho il grembiulino. Non ho il grembiulino. Perché si puoi sporcare, giusto? Simpatico, sì. Allora, abbiamo visto il nostro regista. L'acqua per le cozze la stiamo utilizzando per far appassire un po', ma proprio la rucola. Comunque una padronanza in cucina invidiabile, eh? Chiaro, ma tu devi vedere le dosi, le porzioni, il rapporto quantità di pasta e pomodorini in relazione alla quantità di pasta. Si vede che è un professionista. Si vede che è un professionista. Mi sembra strano, ma il sugo è quasi pronto. Veramente? Sì, sì. Perché il segreto a questo punto è quello di non cucinare molto. Ecco, di non... Le cozze, per esempio, si devono rapprendere, perché se le cucini troppo diventano gommose, secche. Sì, benissimo. Invece qualche minuto. È un piatto fresco in vista della bella stagione. Io spegnerei sicuramente, perché poi lo saltiamo un po' con la pasta. Wow! Per continuare la cottura. Quindi finale non solo con la bello, pasta. Anche veloce. Sì. Quindi gli ingredienti che a me piacciono ci sono tutti. Ci sono tutti. Senti Lorenzo, ma veramente tu che sei un imprenditore, no? E che ormai ti conoscono. Un microimprenditore. No, sei un imprenditore di successo, anche gli spot su Telerama raccontano il successo del tuo centro ottico, quindi Ottica Salomi a Lecce. E poi come riesci a coniugare anche il tempo libero per dedicarti a questa passione? Perché... Ultimamente mi aiuta, a parte Daniela che è il mio braccio destro in tutto, e quindi vado a casa mezz'ora prima. A parte che c'è Simone, mio figlio, che ha preso in mano l'azienda egregiamente, quindi anzi sono io il suo braccio destro, adesso lui è, diciamo... È molto bravo. È bravo. Andiamo sì. Sempre spostandoci a destra, di passo in passo. E quindi... Vado a casa mezz'ora prima, magari mentre sto servendo un cliente sto pensando cosa devo andare a comprare per il pranzo o per la cena. E diciamo che è il mio hobby, si vede dalla forma fisica, no? Ah, però si vede anche da come cucini bene. Ma più dalla dire. Forma fisica. Quello è il risultato finale poi. C'è chi gioca a calcetto, c'è chi piace cantare, a me piace cucinare. Sì, però devo dire che la sua cucina non è una cucina particolarmente grassa. Infatti se tu noti, gli elementi di oggi sono elementi tipici della cucina mediterranea. Quindi con olio extravergine d'oliva selezionato, perché lui è attento anche al fatto che l'olio debba essere biologico, i pomodorini controlla l'origine anche la provenienza dei pomodorini, di tutti gli alimenti, della rucola, di tutti gli alimenti che va poi ad usare nei suoi piatti. Quindi devo spezzare una lancia in suo favore dicendo che vabbè, la forma fisica probabilmente non è...
non è legata al fatto che tu cucini tanto, perché i suoi piatti sono piatti fatti con criterio e senza eccedere nelle parti grasse. Quindi e hanno... senza abbinamenti improbabili che si inventano gli chef, non so. alcuni chef, perché poi c'è chi apprezza... Diciamo la il piatto preferito di Daniela qual è? Guarda che colori. No, è stupendo. Ma tu quando vuoi proprio conquistare Daniela, che magari l'hai fatta un po' arrabbiare, no? Non succede mai. Raramente. Esattamente il contrario. Raramente. Succede. Il naso di Pinocchio, in regia inquadra il naso di Pinocchio, perché ogni tanto anche lui fa il Pinocchio. Quindi tu vai mezz'ora prima a casa, prepari la cena, devo conquistare Daniela perché non la voglio vedere con il broncio, mi piace il suo sorriso. Ma non ce l'ha mai il broncio. Tu la conosci da anni, no? Vuol dire, è stato un volto di Telerama, quindi la conoscono più o meno tutti. Lui ha festeggiato 35 anni di Telerama, eri anche tu dietro, davanti alle telecamere. Per questi 35 anni per me significano davvero tanti, 22 per me all'interno dei 35, quindi non sono stati pochi. Chissà se non ci sarà un ritorno prima o poi. Vediamo, non svelo nulla. Cerchiamo di organizzarci. Noi facciamo il tifo. Però ti volevo dire, a proposito del... Grazie. A proposito del broncio, che lui fa in modo di conquistarmi ogni giorno per non avere il broncio, quindi previene. Ecco perché non ho il broncio. Ma poi non ci sono motivi per... per creare. Non ci sono le circostanze, grazie a Dio. Un'altra cosa molto carina che volevo dirvi è la bellezza dei vostri figli, no? Che vediamo anche nello spot che va in onda. Proprio la freschezza della vostra famiglia passa anche attraverso questi due nuovi arrivati, perché poi so che Lorenzo anche... Simone e Martina. Che sono i due grandi nostri, suoi, ma i miei figliocci. E poi abbiamo, Pierluigi e Maria Vittoria, la piccoletta. Maria Vittoria! Che splendida, che mi dà un po' da fare, chiedi a lei perché la pasta ancora non mi sono organizzata. È molto al dente la pasta, ma volutamente la togliamo così gli diamo l'ultima cottura nel sughetto. Senti Lorenzo, ma se tu dovessi ricominciare da capo, no? Sì. Quindi che cosa avresti voluto fare? L'ottico. Quindi non cambi? No, questo è solo un... A parte che... Io ci gioco, ma non ho i numeri per fare lo chef. Il talento ce l'hai, è un ottimo talento. Questa è la cucina di casa, la cucina della mamma, della nonna, quindi... Diciamo che lui si è... ha il talento, è anche molto estro, però si è concentrato su una cosa e l'ha fatta bene. Quindi il segreto è anche quello, concentrarsi su una scelta, no? E poi perseguirla. E poi, come sai, lei è celiaca, quindi mi sono inventato anche dei piatti senza glutine. Quindi per amore. Certo. Chef anche per amore. Devo dire che ha tanta pazienza in questo senso, veramente. Ogni giorno tantissimo. Due paste, l'acqua senza, per la pasta senza glutine e l'acqua da... Mi ricordate un'altra... ecco intanto i ragazzi di... I piccolini. Daniela e Di Lorenzo, bellissimi. I due piccoli. Che poi assomigliano tantissimo, se tu rifletti, Pierluigi assomiglia a Simone e Maria Vittoria assomiglia a Martina, quindi una volta... Belli, bellissimi, complimenti. Ogni tanto ci riflettiamo su questo e sorridiamo, no? Sulla somiglianza di questi ragazzi. La somiglianza di Martina con Maria Vittoria è impressionante. È incredibile. Se vedi le foto della stessa età quando era piccolina. Tanto ecco qui. Mia figlia, mia figlia guardando le foto di Martina piccola si riconosce in quelle foto, cioè pensa di essere lei. È una cosa meravigliosa, quello che poi la vita e la natura ci riserva. Sì, e poi sono tanto legati, quindi per noi il vero successo di una famiglia, che sia convenzionale o che sia allargata, è che ci sia armonia. Ecco perché il discorso, l'elemento che lui diceva, tanto amore nei piatti che va a preparare, che prepariamo di solito insieme, è il leitmotiv del nostro modo di vivere, no? Cerchiamo di dare quella priorità. Perché una famiglia felice è una famiglia... Una famiglia unita è una famiglia felice, dà sempre buoni risultati in tutti i campi. Il giovedì, per esempio, lo dedichiamo all'incontro familiare, siamo tutti insieme la sera e lui appunto è lo chef della serata, naturalmente. Giusto, cerca di accontentare i gusti dei quattro figlioli, dal più grande al più piccolino, quindi devo dire che assolutamente encomiabile, non ho... È una bella storia la vostra, è una bella storia. La voglio impiattare così. Guarda! Concorrenti della rubrica culinaria di In Famiglia,
tremate! I salomi sono tornati! E che stile, ragazzi! Ecco, e mo vi voglio, Ecco qua. Beh, allora, mo però la devo dire. Sì. E infatti, prima dietro le quinte l'ho detto, dovete sapere che ci sono stati due concorrenti molto bravi, devo dire. Alziamo le mani. Uno in particolare, è vero, uno. Il signor Max Persano, per non fare nomi, direttore di questa rete, cercava di, come dire, essere agevolato nella vittoria finale di questa cucina, pur non facendo nulla, perché la ricetta l'ha fatta il nostro editore Paolo Pagliaro. Però lui insisteva nel voler vincere a prescindere, nonostante gli sono stati riconosciuti dei grandi meriti, perché invece l'editore diceva, guardando molte rubriche, mi rendo conto che Lorenzo e Daniela sono stati molto molto bravi. Grazie. E invece il Persano era lì che diceva, ma noi siamo l'editore e il direttore, dobbiamo vincere. No, c'è il merito. Max, mi fa morire, è un personaggio nella vita, cioè unico, numero uno Max. Un abbraccio al presidente, che è sempre lo faremo nel vincere. Mio cuore, nei nostri cuori. Vedi che gentleman! Lo faremo vincere. E anche un signore, mio marito. Però qui vince la meritocrazia. Quindi rimettiamo il giudizio a ai moi. Giurati e alla regina di questa. Allora, Daniela, ti devo dire la verità, che io sono molto influenzabile in cucina, nel senso che mi piace tutto. Quindi io dico, siete voi, dico buonissimo, vengono gli altri, dico sempre perché mi piace. Però devo dire poi che poi rifletti bene, però poi pensaci a mente fredda voi. Il regista sta invece captando lo stile con cui avete cucinato, sta captando i colori, sta captando come avete impostato la ricetta, sta captando anche il nome della ricetta, sta captando tutto. E siccome mi capta anche negli occhi il regista, ora che assaggio andrà ad esporre quello che è il voto finale. Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No. Che cosa sarà mai questa robina qua? Hai gli occhi a cuoricino però, io ti vedo qua vicino. Il buon Stefano De Tommasi secondo me riesce a captare anche questo. Ma perché, come mamma? Allora, in cantina non solo che questo me lo aspettavo, il piatto è buonissimo, ma è bello come hanno coniugato il valore del sale in tutti gli ingredienti, che non era per niente scontato. Io volevo proprio arrivare lì, perché hanno utilizzato l'acqua delle cozze, le cozze stesse. Devo dire, veramente squisito. Grazie. Il sale solo nella pasta, nel sughetto no, perché c'era l'acqua. Ho notato, infatti, era proprio quello che volevamo percepire. Piccolo escamotage, piccolo, diciamo, accorgimento, che non è tanto piccolo, anzi, diciamo, determina l'equilibrio della sapidità del piatto. Esatto, esatto. E allora, intanto dobbiamo fare un applauso forte a Lorenzo e Daniela. Grazie. E a questo punto, caro il mio regista, con la ricetta dobbiamo esprimere la nostra votazione. Are you ready? Yes. Come on. Andiamo a vedere. Oh! 9! Molto, 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 molto bene. Dobbiamo ringraziarli perché sono sempre disponibili, belli, carini, simpatici. Lorenzo super bravo in cucina, Daniela super bella e super brava come è sempre stato. Io spero di potervi rivedere presto, anche solo per... Incrociamo le dita. Sì. Anche per far vincere Max. Perché no? Perché se ci sfidiamo noi le facciamo vincere, gli altri non so se riescono a farglielo. Gli altri... Noi siamo, come devo dire, gentili, eventualmente potremmo cedere anche il passo laddove proprio questa fosse un'esigenza improcrastinabile. Immagine. Per farlo vincere non dire niente.
Oh, grande Stefano, caro, grazie. Cucinerò male, dai, cucinerò male. Ma mamma, non ti riesce a cucinare male. Non ti riesce a cucinare male, ecco, è impossibile. Anche il livello della cottura della pasta posso è dire perfetto. Una cosa a proposito di Max. Dovete sapere che Max si avvicina al negozio, non scende dalla macchina, suona. Si fa notare, che sono storti, devo andare io. Glieli sistemo e glieli riporto, perché lui no, se non trova parcheggio non scende. E beh, è super impegnato, poverino. Quindi, no, gli piace vincere facile a Max. Se faccio questo, immagina se non lo faccio vincere. Bravo Lorenzo, però sei un gentiluomo. Grazie di essere stati con noi, grazie veramente te, di cuore, grazie, siete molto simpatici e siete anche molto molto cari a noi di Telerama. Grazie, grazie Manu. Ci rivediamo presto qualora insomma riuscissimo a superare anche sì. questa fase. Non mi posso sbottonare. Ci vediamo okay. invece con voi tra pochissimo. Un applauso a Lorenzo e Daniela Salomi. 9! Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all.